gruppo di ragazzini si aggira in un Luna Park. I nostri, sprovveduti e inconsapevoli, salgono su un'attrazione fantasy e di colpo vengono catapultati in un altro mondo, dominato da antichi stregoni, draghi e magia. Ecco, se avete anche voi un vago ricordo di questa scena, tranquilli, sappiate che nessun mago vi ha ingannato con illusione minore. È tutto normale, perché è successo davvero, perché così si apriva la sigla dello sfortunato cartone animato di Dungeons & Dragons, uscito tra il 1983 e il 1985, in mezzo alle polemiche legate al più celebre gioco di ruolo di sempre. Uno show che ha fallito il suo tiro salvezza, perché sì, ebbe vita breve, soltanto 27 episodi suddivisi in sole 3 stagioni. Abbastanza per lasciare un tenero ma sbiadito ricordo nei cuori di molte persone prima di scomparire del tutto. E così oggi, mentre aspettiamo con trepidante attesa l'uscita del film Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri, siamo qui a soffiare su tanta polvere per raccontarvi la triste storia di un cartone animato scomodo e la sventurata impresa di una compagnia di giovani avventurieri che purtroppo fallì la sua quest. Ma per comprendere il sortilegio che avvolge il cartone animato di Dungeons & Dragons bisogna partire da lontano, ovvero dal contesto proprio leggermente ostile in cui nasce la serie animata. Siamo agli inizi degli anni 80, il gioco di ruolo Dungeons & Dragons è nato da pochi anni, per la precisione nel 1974, e a suo modo è già diventato un fenomeno. Non certo di massa come oggi, ma la nicchia di appassionati che si radunano attorno a un tavolo per rievocare epiche avventure diventa sempre più grande. Dopo i primi anni passati in sordina, la creatura fantasy creata da Dave Arneson e Gary Gygax inizia a creare adepti sempre più fedeli. Questa passione troppo viscerale per altri mondi, magia nera e creature mostruose però inizia a diventare sospetta. E sì, assurdo ma vero, Dungeons & Dragons entra nell'occhio del ciclone diventando una specie di pericolo pubblico. Quotidiani e telegiornali danno voce a varie associazioni di genitori, preoccupati per i loro ragazzi. Il gioco di ruolo per loro è un'incitazione al satanismo, al razzismo, all'omicidio e al suicidio, ma ha anche dei difetti. Per alcuni, persino, un invito a creare gang violente. Un clima ostile nei confronti di D&D che negli anni 80 crea un vero e proprio caso di panico morale, come in parte ci viene anche raccontato dalla quarta stagione di Stranger Things, attraverso il personaggio maledetto di Andy. È così la TSR, ovvero la casa di produzione del gioco di ruolo, cerca di sfruttare questo momento di controversa popolarità a suo favore. E quindi che fa? Cerca di ripulire la sua reputazione creando prodotti per bambini, più innocenti e innocui. Una strategia furba perché finalizzata ad appassionare anche un pubblico molto più giovane del solito target fan di Dungeons & Dragons. Quindi, dopo aver messo in commercio una serie di action figure, la TSR coinvolge la Marvel Production per la creazione di una serie animata per ragazzini. Il progetto va in porto affidando le animazioni alla mitica Toei Animation, studio nipponico che ha praticamente disegnato l'infanzia e la giovinezza di milioni di persone. E così, il 17 settembre 1983, la serie animata di Dungeons & Dragons fa il suo esordio in TV. In Italia, per chi lo ricorda, arriva su Rete 4, ma lo fa in un clima, diciamo, non proprio favorevole. Ma adesso rinfreschiamo un po' la memoria e sblocchiamo un po' di ricordi ai più anziani di noi. Ma chi sono i protagonisti di questo cartone animato quasi del tutto dimenticato? Il party è composto da 6 improbabili e pittoreschi avventurieri. Abbiamo Hank, ovvero il belloccio di turno, probabilmente il quarterback della squadra di football della scuola, trasformato in un ranger armato di arco. Al suo fianco ecco l'acrobata Diana, con nome e aspetto con vaghi richiami a Wonder Woman, il mago occhialuto e saggio di nome Presto, la ladra invisibile Sheila, il cavaliere scontroso e antipatico Eric, e poi il vero idolo del cartone animato, colui che praticamente ribaltava lo stereotipo del barbaro tutto muscoli, ovvero Bobby, che era il più piccolo della compagnia ma armato di clava e accompagnato da un piccolo pony, ovvero l'identikit perfetto della mascotte dello show. Le avventure dei nostri eroi sono guidate da un ambiguo personaggio dalle fattezze abbastanza inquietanti, meglio noto come Dungeon Master, ovvero il Deus Ex Machina della storia, che guida, suon di enigmi, la compagnia, verso le singole missioni puntata dopo puntata. Invece, gli antagonisti del cartone erano principalmente due. Abbiamo Venger, villain dal tipico aspetto regale di un signore oscuro figlio degli anni 80, e soprattutto una delle creature più iconiche della lore di Dungeons & Dragons, la regina dei draghi malvagi Tiamat. 5 teste per un iconico drago cromatico, capace di sputare fuoco, veleno, ghiaccio, acido ed elettricità.
Ok, va bene, queste erano le premesse, ma com'era questo cartone animato di Dungeons & Dragons? Beh, era semplice, diretto e avventuroso, perfetta porta d'ingresso per dei bambini che si avvicinavano per la prima volta al fantasy. E potevano facilmente identificarsi in questi sei ragazzini, che sì, volevano soprattutto tornare a casa, ma intanto erano molto affascinati dal fantastico, un po' come succedeva nelle cronache di Narnia. Quasi un libretto di istruzioni per il genere, che faceva familiarizzare subito con concetti come quest, classi, magie e strategia. Niente di straordinario, sia chiaro, ma è onesto intrattenimento per ragazzi. Però, purtroppo, qualcosa va storto. A livello strategico la TSR sbaglia tutto, visto che di solito in quegli anni ogni cartone animato è preceduto da una linea di action figure e giocattoli, che di fatto servono da trampolino di lancio per lo show. Per informazioni sulla tattica perfetta, rivolgersi dalle parti della Mattel e dei Masters of the Universe, che crearono un fenomeno globale proprio con questo metodo. Il cartone di D&D purtroppo non ha avuto questo privilegio, visto che una linea di figure dello show uscirà soltanto molti anni dopo. Ma a peggiorare davvero la situazione ci si mette appunto il clima ostile di cui vi ho parlato poco fa. La serie animata, come potete immaginare, aveva i fari puntati addosso e il fiato sul collo di molte associazioni di genitori con il coltello tra i denti. E così lo show fu considerato troppo violento per il sabato mattina, un pericoloso compagno di giochi che poteva corrompere e traviare le menti dei giovani spettatori. Ovviamente è un'esagerazione esasperata, ma è anche vero che Dungeons & Dragons non era proprio un cartone ingenuo e totalmente innocuo come i Masters of the Universe. Gli autori dello show, gente che in futuro avrebbe lavorato a perle assolute come la serie animata di Batman e Gargoyles, provarono a inserire elementi più dark e adulti, come tanti prodotti animati targati anni 80 fecero in quegli anni pieni di coraggio e sperimentazione. Pensiamo ai lavori di Don Bluth, Ralph Bakshi o allo stesso Taro nella pentola magica di casa Disney, un'animazione che attraverso il fantasy diventava spesso inquietante e oscura, recuperando lo spirito di molte fiabe antiche. Dungeons & Dragons, sì, era colorato e avventuroso, ma scomodava anche temi come la morte, la nudità femminile, la trasformazione corporea e aveva nemici davvero raccapriccianti. E soprattutto metteva i protagonisti davanti alla possibilità e alla tentazione di uccidere i loro nemici. Un po' troppo per quegli anni in cui D&D era considerato il male supremo. E così, dopo appena 27 episodi, la serie animata viene chiusa, senza un finale, per cadere poi in un lungo oblio. È curioso però come tante cose incomprese nei loro anni diventino cult col tempo. È quello che è successo anche a questo cartone animato sfortunato, rimasto nei cuori di molta gente come una vecchia fotografia che ogni tanto riappare in un cassetto. Nel corso degli anni, infatti, un'intera generazione cresciuta a pane Dungeons & Dragons ha voluto recuperare ogni prodotto legato al franchise. Sì, compreso quello proprio uscito al cinema nel 2000, ma questa è un'altra storia. E così in tanti hanno recuperato in home video un cartone che non ha mai avuto tanti passaggi televisivi negli anni a venire. La serie, come detto poi, non ha mai avuto un finale, ma l'affetto dei fan ha spinto gli sceneggiatori a pubblicare online lo script dell'ultimo episodio, che poi è stato letto e trasformato in una specie di audiolibro. Col passare degli anni, Bobby, Diana, Eric e compagnia sono diventati quasi feticci di culto per gli amanti di D&D, eroi d'infanzia a cui ci si è affezionati anche grazie al loro sfortunato destino. E così ecco spuntare le tanto agognate action figure, splendidi diorama e persino omaggi inaspettati dentro spot di automobili. Per poi arrivare al prossimo film, Dungeons & Dragons, L'onore dei ladri, dove vi consigliamo di tenere gli occhi aperti. Magari, per una volta, il dado di questi sfigati eroi è stato un po' più clemente e magari il party ha avuto la sua piccola rivincita. E adesso, come sempre, tocca a voi. Conoscevate la serie animata di Dungeons & Dragons? Per caso anche a voi questo video ha sbloccato dei ricordi? Fatecelo sapere nei commenti. Noi ci risentiamo presto, sempre qui, nel regno di Screamworld.